Andiamo subito a vedere quello che sarà di certo uno dei migliori videoclip della storia, lo si può intuire già dai titoli di testa, con una grafica assolutamente non banale, perfettamente pertinente e innovativa. Gli effetti speciali sono fatti con Windows Movie Player mentre cercavi di aprire un film senza aver installato i codec di VIX. Ma cos'è? No, però la musica è bella, assolutamente non ripetitiva, bisogna dargliene atto. Ma che movenze sinuose, che danza ipnotica, sembra una mummia robot che cerca di affettare un salame invisibile. Oh madonna, dove che sei? È? Sto cercando da questa mattina, non fare il crefino. La faccia di lui è geniale. Mi incazzo, sono guai, tu lo sai. Non ti puoi. Comunque è una specie di rap a quanto sento, tutta in rima. Sono mio, lo so io, lo sa Dio, sono stronzo. Sono stronzo. Pure le tue scuse quando bussi alla mia porta. Voglio i fiori, anche una torta. Addirittura. Sorriso di mestiere? Boh. Ma poi avranno 13 anni e fanno le scenette di vita di coppia. Il testo non è attinente con la loro età. E poi perché lei è truccata da baldraccona? Una baldraccona con l'apparecchio per gli amanti della fellazio e del rischio. Adesso comunque prenderà la parola lui. Ecco. No, geniale. Geniale, cazzo, la poesia assoluta. Ma se sei lì a 2 centimetri? Però c'è da dire che il gilet gli dà quel tocco di classe, eh? Ma chi cazzo sei? Non sei padrona di niente. Ma no, l'ha mandata a fanculo. Bellissimo. Riecco il robot. Ah, ma ha fatto una nuova mossa, eh? Una impercettibile nuova mossa. Gli si stanno moltiplicando anche le braccia. È la dea Kali? Ottima ripresa in controluce, ottima consapevolezza dell'ambiente e dell'uso della camera. Questa scena deve essere sponsorizzata dall'Algida. Ciccio mio. Qui è un po' esitato. Importa e parte non fanno rima. Invece pesa il tuo lavoro, la tua vita, la carriera, però. Ma quale carriera che andrà alle medie? Io non faccio più la scema, non riscaldo più minestre, cambio casa, cambio tutto fuori. Cambi tutto tranne quel balletto di merda. Lui non parla perché effettivamente le sue espressioni parlano da sole. Perché mi hai rotto il. Però la canzone è orecchiabile, non c'è che dire. La fine di un bicchiere gli hai fatto fa. E qua dove sono? In un corridoio spaziale degli anni 70? Forse li sparano nel cosmo? Ah no, peccato. Lei intanto sta dando prova di un'espressività veramente struggente, un'interpretazione magistrale oserei dire. Guarda che roba. Anche il ciuffo sbalonzolante di lui denota una minuziosa cura di ogni dettaglio. Nemmeno tu a dir la verità, c'hai 13 anni. Fantastico. No, ma lei è veramente grandissima. E qui vabbè c'è il ritornello che si ripete, ma non mi sembra il caso di proseguire oltre, tanto abbiamo già avuto modo di assorbire ogni beltà di questo pezzo emozionante. No, comunque trovo sia la canzone che il video assolutamente geniali, imperdibili. Anzi, se qualcuno di voi ne conosce altri, sono aperto a qualsiasi tipo di segnalazione, perché ci sarà da divertirsi. Giuro che se sono tutti così, il post neomelodico semi-apocalittico cantato da minorenni napoletani diventerà il mio genere musicale preferito. No, forse no. Ma vaffanculo.